Sono particolarmente lieto di porgere il saluto dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci ai giovani e alla popolazione viterbese. Siamo riusciti a tenerci costantemente al passo con i tempi e siamo proiettati ancora verso il futuro. Questo futuro vogliamo costruirlo con i giovani, dando loro una formazione tecnica, una capacità specialistica, ma anche insieme con loro costruendo una coscienza civile, maturando personalità armoniose ed equilibrate che siano felici della loro esperienza scolastica proiettata verso una vita che ci auguriamo altrettanto felice. Leonardo da Vinci, nella città di Viterbo, l'istituto tecnico statale che offre ai giovani la maggiore varietà di scelta. Leonardo da Vinci, la scuola superiore che insegna a credere nel futuro. Più che la velocità è interessante l'accelerazione. Accelerazione può raggiungere 3 volte l'accelerazione di gravità. Questo che stiamo vedendo è un motore a 6 cilindri, un motore endotermico, costruito dalla Piaggio su licenza americana della Cumming e viene montato su aerei leggeri e dotato anche di turbocompressore. Questo è un Piaggio P166 donatoci dall'Aeronautica Militare, dalla Scuola Sottufficiali di Caserta e è utile per le esercitazioni pratiche di aerotecnica e le varie sperimentazioni sugli impianti di bordo.
I computer in questo laboratorio li utilizziamo per poter progettare gli impianti elettrici che poi andiamo a sviluppare.